Durante la giornata di ieri, il noto avvocato e critico d'arte Andrea Di Pré è finito ricoverato in terapia intensiva in un ospedale a Trento. Poco prima del suo ricovero, sono girati questi filmati che vedrete adesso, dove fondamentalmente si trova nel bagno di un bar in zona e per fare il figo tira fuori questa polverina bianca dalla tasca, la stende sul water e se la sniffa. Subito dopo c'è stato l'ingresso nel bagno di una cameriera che, avendo sentito dei rumori molesti, è andata un attimo a vedere cosa stesse accadendo, ma appena quest'ultima si è allontanata, Andrea è svenuto ed è stato portato in ospedale dove si trova tuttora in terapia intensiva. Qui su YouTube per ovvi motivi non vi posso mettere il filmato integrale, altrimenti mi volerebbe il video, quindi ve lo metterò con i momenti un po' più forti tagliati proprio completamente via, mentre invece quello completo lo trovate come al solito sul mio Telegram che è nella bio del mio Instagram. Non aggiungo altro, noi ci vediamo un prossimo video lì nello studio. Ragazzi, guys, mi sono rotto i coglioni perché sono un re della trap, porco Dio, ma il Tiger ha perso contro gli Estudiantes. E io questo non lo accetto, Dio porco, perché vuol dire meno skate, meno puttane, e quindi io adesso mi faccio 30 grammi di cocaine. Ma cosa stai facendo, ragazzi? Sto facendo una cosa un po' particolare. Una comparsa. Una comparsa. Ti sto facendo un video con la mia maglia. Uno strip club. No, Andrea, cosa c'hai?